E ciaoone a tutti, siamo di nuovo qui, di nuovo insieme per una top come sempre fuori dal comune. Oggi parleremo di persone con abilità straordinarie che sembrano quasi uscite da dei film e con cui non è consigliabile fare i bulli. Sì, insomma, la maggior parte di quelli che vedrete potrebbero sbattervi come foste tappeti persiani dell'Ottocento impolverati. Quindi, miei cari, se come sempre siete seduti o sdraiati, quindi una mezza via e quindi seduraiati, cominciamo! Jigo Guru. Cacciatore nero, Deadpool, ninja mangiaossa nato dalle ceneri di Drago sono alcuni dei nomi che hanno dato a questo incredibile combattente dotato di un'abilità e di una forza fuori dal comune. Ok, l'ultimo nomignolo me lo sono inventato. Questo omone combatteva e praticava sport aerobico già da piccolo. A soli 4 anni tirava calci a taekwondo. Un bambino che già adorava cose diversissime dai suoi coetanei, ma per essere così ovviamente non si è limitato a un unico sport. All'età di 10 anni ha cominciato a fare Thai Box, per poi passare al Karate e al Krav Maga, e perfino l'arte marziale israeliana di difesa utilizzata dai militari. Dopo aver preso confidenza, dopo molti anni con tutte le arti marziali, ha deciso di fare qualcosa di davvero particolare e aggiungere un po' di acrobazie folli ai suoi attacchi in stile ninja da anime, ma non semplicemente qualche trick, del vero e proprio parkour. Tutto questo lo si può notare guardando i suoi video in rete che lasciano tutti a bocca aperta. Ovviamente sono nate molte polemiche sulle capacità di quest'uomo. Tanti credono sia impossibile che il parkour unito alle arti marziali possa servire a qualcosa nella vita reale. Magari le sue capacità vanno bene come stuntman, ma finora nessuno di questi utenti online ha avuto la voglia di sfidarlo. Io preferisco rimanere nel dubbio e non provocarlo, si sa mai, non voglio diventare una sottiletta. John Cole. John Cole è chiamato Gigi Mufu dagli amici e in TV, ma non prendetelo in giro per questo, perché non scherza nemmeno lui. È forse uno dei bodybuilder più agili del mondo. È diventato famoso per aver eseguito la spaccata su 2 sedie mentre teneva un bilanciere in alto con 45 kg di peso. Beh, avrete capito bene che non dovete assolutamente provarci nemmeno per un quintilione di rupie a fare questa cosa. È finito anche in America's Got Talent passando le prime selezioni con questa folle acrobazia. Da allora tutti appena lo vedono gli chiedono l'autografo e molti lo hanno nominato il bodybuilder folle, non in modo cattivo. Adorano vederli fare le cose più strane in modi pazzeschi e anche il modo in cui si allena è divertente. Ha aperto anche un suo sito web dove vende il suo libro ufficiale, in cui illustra l'Acrobolics, questo il nome con cui ha soprannominato in generale il suo stile di allenamento, unico ormai al mondo. I suoi allenamenti, come detto prima, sono fuori di testa e assurdi da vedere. Se siete interessati potete anche trovarli su Instagram e possiamo dire che è l'unico culturista al mondo a fare cose del genere. La passione per la palestra è nata quando era un ragazzo, ma voleva aggiungere qualcosa di diverso dal solito allenamento che facevano gli altri e quindi aggiunse un pizzico di acrobazie e follie e devo dire che mi piace. Per finire avrete capito che il suo carisma e il suo spirito positivo sono un altro punto forte che lo hanno fatto diventare famoso. Non ci credete? Beh, fatevi una maratona dei suoi video e vedrete. Ehi, prima finite questo video, E andiamo avanti. Mina Raghavan. Ah, le nonnine gentili, rilassanti e che tirano fuori dalla tasca un paio di lasagne quando il loro adorato nipotino sembra prosciugato, anche se pesa 300 kg e fa fatica a respirare. Loro sono quelle persone che guardano fuori il tempo e si siedono per una tazza di tè, anche nei momenti più disperati, e ti ascoltano. Ma alcune non sono così. Sono diverse e toste, come Mina Raghavan. Lei è la persona più vecchia al mondo a praticare ancora il Kalaripayattu, un'arte marziale indiana praticata nel sud. È un'arte marziale tradizionale che combina sia l'agilità che la forza, in uno spettacolo alquanto bello da vedere ma difficile da eseguire. Eppure questa nonnina potrebbe grattugiarvi come formaggio di seconda mano senza problemi. Ha iniziato all'età di 7 anni e nonostante alle donne dopo il matrimonio fosse proibito continuare ad allenarsi, lei lo ha fatto comunque. Oggi ha la sua scuola privata in cui insegna a tutti, donne, bambini, uomini, pesci, cani. Beh, magari agli ultimi due no, Ma dicono sia così abile da poter insegnare anche a chi non ha mai nemmeno visto questo sport. Aizao Machi. Ma ad oggi samurai e ninja sono un qualcosa di quasi leggendario,
che vediamo solo nei nostri sogni. Ma se vi dicessi che un samurai portentoso esiste ancora ai nostri tempi, beh, eccovi il mitico Aizao Machi o Isao Machi, un vero e proprio samurai uscito dalle storie leggendarie che leggete nei libri o guardate in TV. È forse uno dei praticanti di Iaido più bravi mai visti. Lo Iaido è un'arte marziale giapponese che vi consiglio di vedere online perché spiegarlo è davvero tosta, ma riassunto in poche parole si basa sulla reazione. Si viene allenati per rispondere il più velocemente possibile agli attacchi avversari. Quest'uomo è un vero e proprio mostro che si allena rigorosamente ogni giorno per perfezionare le sue tecniche di spada e non ha ancora la minima intenzione di fermarsi a quanto pare. È nato nel 1973 in Giappone e come tantissimi maestri ha cominciato da piccolo ad allenarsi e coltivare questa passione. Ovviamente i risultati si sono visti, è entrato nel Guinness dei primati per molti record con la spada, ma quelli più impressionanti riguardano la sua velocità. È in grado, per esempio, di tagliare una palla da baseball a quasi 500 km orari, oppure una pallottola a 350 km orari. Una pallottola, signori, qua non si parla di carote o armadi. E pausa quiz. Partiamo subito con la domanda da 1 milione di euro che nessuno riceverà perché sono davvero povero. Nel video delle strane creature estinte che non conoscevi, che risale forse a un mesetto fa, come si chiama l'animale in copertina? Non vi darò i soliti punti, quindi dateci dentro e fatemi vedere se davvero guardate attentamente questi video. Mettete mi piace se pensate di aver indovinato e continuiamo. Edward Hawthorne. Che collegamento può esserci tra quest'uomo, la polizia e i militari? No, solo perché è di colore non vuol dire che ha problemi di legge, ma che forse è uno dei più famosi poliziotti in America. Edward è il terrore di qualunque ladro in circolazione e con lui vicino non vi consiglio di commettere crimini. Ha iniziato da semplice soldato militare ed è riuscito a diventare un sergente di polizia, che è diventato famoso nel mondo per via dei suoi video di esercizi. Di recente ha dovuto chiudere il suo canale Instagram principale perché la sua alta carica gli impedisce di stare sotto i riflettori, troppo a lungo, anche perché ha due figlie che ama moltissimo, la famiglia prima di tutto ovviamente. Un tempo era conosciuto come l'agente più spaventoso del suo paese e già da piccolo il suo sogno era catturare i criminali. Mackenzie Emory. Da quando ha cominciato a camminare, Mackenzie Emory ha mostrato interesse nell'atletica e a soli 10 mesi aveva imparato a fare le giravolte. Da allora ha fatto sempre più sport diversi che riguardassero il movimento completo del corpo, danza hip hop, ginnastica e arti marziali di vario genere. Specialmente queste ultime la affascinavano, così tanto da aver trovato anche l'arte marziale del cuore, cioè il karate. Nonostante abbia dovuto abbandonare la danza, picchiare i maschi più grossi di lei le hanno dato grandi soddisfazioni. Alla prima volta che ha partecipato a una competizione, ha vinto, senza quasi nessuno in grado di tenerle testa. Dopodiché ha cominciato ad utilizzare anche vari tipi di armi bianche, vedendo che era possibile fondere il karate con queste cose. Nonostante la mole di attività, la ragazza non ha mai abbandonato gli studi, anzi non ha quasi mai mancato una classe. Sul suo sito ufficiale è possibile vedere a quali tornei ha partecipato e quante volte è arrivata prima nelle varie discipline. Perché come detto prima, ama le arti marziali in generale, anche se il karate rimane la sua preferita. Eppure nelle altre attività, come per esempio kickbox e judo, non scherza affatto. I premi che ha vinto comunque sono centinaia. Lei ha detto che non le interessa fare la vita delle altre ragazze, vuole diventare la più forte e per questo motivo è occupata quasi 24 ore su 24 tra allenamenti e studio. Tim Mann. Chi è uno dei più duri e tosti stuntman mai visti? Beh, non noi, ma Tim Mann, un uomo che all'età di 8 anni ha cominciato a fare arti marziali e da allora non ha mai smesso. Conosce il taekwondo, il karate, la kickbox, la thai box, ha partecipato pure a incontri di MMA, insomma chi più ne ha più ne metta. Grazie a tutto questo ha partecipato, come detto prima, come stuntman a famosi film quali Ong Bak 2 o Mortal Kombat e sicuramente è uno di quelli da cui è meglio stare molto lontani e non provocare assolutamente. Con questo concludiamo. Cavolo, devo dire che sono persone fin troppo fuori dal comune. Ma abbiamo qualcuno che pratica arti marziali nel nostro team? Fatemelo sapere nei commenti e ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce ma orario, fin troppo diverso per essere vero. PS, vi consiglio di dare un'occhiata alla descrizione per vari link importanti sugli altri social e se volete seguirmi un po' di più.
Se no, beh, fa niente.